Sì, intanto mi ha lasciato dentro l'idea ancora più concreta perché quando leggiamo le storie dei personaggi storici sui libri le sentiamo un po' distanti, invece addentrarci per un'interpretazione nei diari, quindi nella parte più privata delle persone, un po' come quello che hanno raccontato gli sceneggiatori di Carosone prima, è come avere a che fare con delle persone vere. Da qualche parte mi ha quindi rinforzato nell'idea che della propria vita si possa fare qualcosa di straordinario e che parte semplicemente da un atto di volontà, un po' anche nel suo caso da un senso di grandissimo bisogno poi di dare all'altro, perché questa donna inizia la sua attività quando Trento viene bombardata e quindi la comunità che rappresenta la sua comunità è in grande difficoltà. Quindi questo bisogno di dare all'altro e contemporaneamente l'idea di non pensare che nella vita non si possano realizzare delle cose, soprattutto se le facciamo per la prima volta, perché comunque parliamo di una donna che negli anni 40 ha 20 anni e allora si usciva dalla casa del padre per entrare nella casa del marito. Marito, certo. Quindi ha fatto tanto non solo da un punto di vista religioso, sappiamo bene perché, ma ha fatto tanto anche per le donne, perché ha messo un seme Verissimo. per l'emancipazione femminile. Ecco, che cosa ti ha colpito di più, andando a fondo nello studio di questo personaggio, dovendoti calare nei panni di questa donna realmente esistita, quindi anche una responsabilità in più nel dover affrontare un personaggio del genere? Che cos'è che ti ha veramente colpito, sorpreso? Ma guarda, forse la semplicità del suo pensiero, perché aveva le idee molto chiare, era molto sicura di quello che sentiva, di quello che voleva realizzare, e il fatto che avesse un'idea precisa di quello che voleva far diventare la sua vita, di quello che voleva che diventasse la sua vita, è veramente molto racchiusa nella semplicità delle sue parole, del suo modo di guardare le cose. Credo che fosse una persona molto pragmatica, una sognatrice Certo, sicuramente, sicuro. però anche molto pragmatica, molto concreta. Aveva delle cose di piccola economia quotidiana che mi hanno sorpreso, perché appunto poi questi personaggi immagini che siano sganciati dal quotidiano. E invece era molto attenta alle relazioni e ai rapporti. Una cosa che mi ha divertita molto, noi abbiamo girato subito dopo il picco pandemico, luglio del 2020. Lei aveva costruito il primo sistema di call, ora dico la parola Zoom, adesso mi fa orrore la parola Zoom perché ho detto più la parola Zoom in questo anno e mezzo che. Però lei aveva costruito questo sistema perché per parlare con tutti i focolari per il mondo si era fatta portare nella sua casa sui Colli Albani una specie di grossa antenna che ancora è lì perché fu un esperimento negli anni Ottanta e si connettevano tutti alla stessa ora. Ora non si vedevano ma si parlavano in È tantissimi. E meraviglioso. lei aveva anche molto il senso della comunicazione, della necessità comunque di stare con le persone, di raccontare, per coinvolgerle sempre di più. C'è Che meraviglia, grazie, grazie anche per questa informazione in più che ci hai dato. della tecnologia, anche allora c'era della Assolutamente. tecnologia. Meno male, meno male. Senti, ti ho qua, io non posso non farti una domanda di attualità in qualche modo, perché insomma, non tutti sanno che Cristiana Capotondi è anche capo delegazione della nazionale di calcio femminile dell'Italia. Insomma, non posso non chiederti un commento su È come stanno vero, ho andando questi sentito europei. Come si gli stanno europei comportando? li vediamo tutti. Ora per Scaramanzia non si dice nulla, però insomma, Direi tu hai un bene, abito no? bellissimo. Io Io non a caso, mi non a sembra che non a caso. caso tu abbia indossato il colore giusto. No, beh, allora le ragazze, adesso al di là del percorso che stanno facendo i ragazzi, c'è grande competizione tra ragazzi e Ah ragazze. No, sì? scherzo, no, Ah, ecco, assolutamente no. mi No, sembrava. sono tifosi chiaramente ragazze delle ragazze e le ragazze dei ragazzi, ma Giustamente. questa la maglia è unica ed è sola. Certo. Ma le donne sono veramente, dal mio punto di vista, stanno facendo un servizio sociale perché ci raccontano di una donna che utilizza il corpo in un certo modo, che è per il gioco, che non lo esibisce, che da qualche parte combatte per realizzare i propri sogni, lo hanno fatto con grazia, hanno fatto degli scioperi perché la situazione del calcio femminile è cambiata molto negli ultimi anni, sicuramente dal mondiale del 2019, ma prima la situazione era molto più complicata. Oggi sappiamo che nel giro di un anno e mezzo avremo il professionismo, ma prima e ancora ad oggi siamo dilettanti. E quindi